Buongiorno, bentrovati, buon giovedì 20 maggio. Oggi è la memoria di San Bernardino da Siena, questo grande, straordinario predicatore, frate francescano dell'Osservanza, che girò tutta l'Italia portando la pace e seminando perdono laddove era discordia e odio. Ecco allora. Ascoltiamo il Vangelo di oggi secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo. Per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto. Un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Se il mondo vi odia, sappiate che prima ha odiato me. Queste parole sono dure, perché molto spesso uno vorrebbe essere sempre amato. Gesù, che è il creatore del mondo, Gesù, che è il creatore dell'uomo, è venuto nel mondo ed è stato odiato. Perché il mondo segue la logica del peccato, il mondo è segnato dal peccato. Ed è qualora che i cristiani, con equilibrio ma con realismo, devono essere nel mondo ma non del mondo. Il rischio di assumere la mentalità mondana e di dire che tutto quello che è comune va bene è molto grave. È qualora che la Chiesa rischia di diventare come il mondo quando dice ma sì, in fondo uomo e uomo possono sposarsi, che male c'è? È mentalità mondana, sbagliata. No, non è così, il Vangelo dice un'altra cosa. Così quando si dice ma sì, rubare un po', che male c'è? Non è giusto. Ogni uomo, no, ci sono uomini e uomini, ma no, perché dovremmo riconoscere tutti i fratelli? No, il razzismo è mondano, e così anche tutte le altre comprensioni sbagliate. In fondo che male è la porta, ma in fondo se uno non vuole. No, il Vangelo dice un'altra cosa, è anche la retta ragione, ma la ragione non è retta se non si apre alla verità divina. Ecco allora, chiediamo la grazia di non essere non essere mondani. E ricordiamoci San Bernardino da Siena che in quei suoi tempi difficili, quando tutti dicevano ah, è importante la signoria del tale e del tal altro, e quando ogni famiglia nobiliare metteva il suo stemma in alto e combattevano, si mazzavano perché io sono più importante di te. E questa violenza segnava tutta l'Italia. Bernardino diceva: no, l'unico nome che deve essere glorificato è il nome di Gesù. E diffuse la devozione al santo nome di Gesù per tutta l'Italia e nel nome di Gesù insegnò a vivere nella pace. E per questo Bernardino fu accusato di essere eretico perché diffondeva la devozione al nome di Gesù. Vedete, non meravigliatevi se il mondo vi odia. È così, ma bisogna amare Cristo e aver fiducia nella Sua parola. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Chiediamo la grazia di essere cristiani veri, che non si fanno influenzare dalla mentalità mondana, ma che vivono secondo il Vangelo e diffondono la verità e l'amore di Cristo dappertutto. Preghiamo gli uni per gli altri. Buona giornata. Sia lodato Gesù Cristo.